Ciao! Oggi faremo un bel tour delle più affascinanti città medievali in Europa. Un viaggio indietro nel tempo. Siamo pronti? Carcassonne, Francia. Forse la più famosa e spettacolare cittadina medievale in Europa. Perché? Anzitutto, Carcassonne è una delle poche città che ancora conserva intatte le mura fortificate originali. Certo, oggi non ha più bisogno di essere protetta dai pericoli del mondo esterno o dalle invasioni, ma quel muro dà alla città un'aria fuori dal tempo. Carcassonne si trova nella regione dell'Occitania, nel sud della Francia, famosa per il buon cibo, il vino e soprattutto il formaggio. Per entrare nella città storica bisogna accedere da una delle porte, ma tra queste io sceglierei quella che passa attraverso le due torri gemelle, o meglio ancora, quella che dà direttamente sul castello, il bellissimo Château Comtal. Si passa attraverso un ponte levatoio, poi un ponte di pietra e un altro di legno. Il castello e le torri lungo le mura vennero ricostruite nel XIX secolo e sembrano come nuove. Oggi la città è un vero museo a cielo aperto che racconta la storia della Francia medievale. Passeggiando per le sue vie troverai molti ristoranti pittoreschi in cui sederti e goderti in tutta calma l'atmosfera. Ci sono oltre 52 torri in muratura e 16 chilometri di fortificazioni. Il sito su cui sorge Carcassonne è abitato da oltre 2500 anni, quindi si tratta di un luogo pieno di storia, un viaggio indietro nel tempo. San Gimignano. Un'altra pretendente al titolo di città medievale più famosa al mondo, già solo per i molti film di Hollywood che l'hanno scelta come set. La città esiste sin dall'VIII secolo ed è facilmente raggiungibile. Si trova a circa un'ora di macchina da Firenze. I numerosi turisti che la visitano possono farsi un'idea di come fosse la Toscana nel Medioevo, con le sue vie lastricate ancora perfettamente preservate. La città è poi circondata da uno splendido paesaggio pieno di vigneti e uliveti, ma anche la sua architettura è unica. La prima cosa che salta all'occhio sono le torri, che ne disegnano il profilo. San Gimignano conserva ancora 14 delle 72 torri originarie. Ciascuna torre racconta la storia di una delle ricche e potenti famiglie in lotta tra loro. La torre più alta indicava la famiglia più potente e facoltosa. Insomma, come oggi, dico bene? Naturalmente non puoi non visitare una delle torri. Al loro interno c'è un vero manuale di storia antica. Dentro alcune di esse si trovano dei musei, forniti di mobili e accessori antichi e opere d'arte che raffigurano le famiglie nobili dell'epoca. Un altro monumento imperdibile è San Gimignano 1300, una via di mezzo tra un negozio e un museo. Al suo interno c'è un modello in miniatura che ricostruisce l'aspetto della città al suo apice, nell'anno 1300. Il modello copre un'area di oltre 27 metri quadri ed è totalmente dipinto a mano. Ah, e si dice anche che a San Gimignano il gelato sia più buono che altrove. Io lo assaggerei. Il Belgio non è sinonimo solo di waffle e cioccolate. In questa nazione c'è anche Bruges, una delle città medievali più pittoresche d'Europa. Le vie medievali della città vecchia sono un vero sogno, meravigliosamente lastricate, punteggiate di graziosi caffè, attraversate da eleganti canali. Come tante altre cittadine costruite sui canali, anche Bruges ha ricevuto l'appellativo di Venezia del Nord. Vagando per le strade di questa città, a ogni vicolo e angolo troverai locali e caffè accoglienti, in cui gustare i tipici waffle belgi. Forse non lo sai, ma la città deve il suo nome ai vichinghi. Brugga, nella loro lingua, significava infatti molo, oppure ponte. Ad ogni modo, i normanni facevano spesso scalo da queste parti, intorno al IX secolo. Non si sono fermati a lungo, ma il nome della città è rimasto fino ad oggi. Attenzione, fan del cioccolato! A Bruges potrai gustare in quasi tutti i negozi dei cioccolatini fatti in casa. Quindi goditi la visita e gusta le dolcezze locali! Se poi stai cercando qualche monumento bucolico e romantico, niente di meglio che attraversare la città in carrozza. Un ottimo modo di percorrere le stradine medievali sentendosi trasportati in un'altra epoca. La città medievale di York, in Inghilterra, è uno spettacolo. La sua architettura è un'eredità del suo tempo e ci sono ancora edifici che risalgono all'epoca dei Normanni o addirittura degli antichi Romani. Come molte città medievali, York ha vie splendidamente lastricate e numerosi monumenti. Tra questi, la Torre Clifford è forse il più famoso e iconico di tutta la città. Questa torre in pietra si trova sopra un ripido pendio e venne costruita all'epoca del regno di Guglielmo il Conquistatore, nel IX secolo.
Dalla torre si può ammirare tutto il panorama della città medievale, quindi è una meta imperdibile. Immancabile è anche una visita alla cattedrale, un vero capolavoro dello stile gotico inglese, con ancora le vetrate originali costruite 800 anni fa. Merita una visita anche Shambles Market, l'area della città che nel Medioevo ospitava i banchi dei macellai. Oggi invece ospita numerosi ristoranti. Il mercato è un'ottima scelta per mangiare e bere in abbondanza e per fare acquisti di souvenir. Quasi tutti gli edifici di questa zona risalgono all'epoca dei Tudor. Una perfetta destinazione per un viaggio romantico, se è quel che cerchi. Spostiamoci ora nell'Europa orientale, per la precisione a Mostar. Questa cittadina della Bosnia-Erzegovina si trova lungo le sponde del fiume Neretva. Il monumento più antico e celebre della città è il suo imponente ponte di pietra, il cosiddetto Ponte Vecchio o Stari Most. Se hai notato come quest'ultima parola ricordi il nome della città stessa, beh, non è un caso. Mostar, infatti, è una parola che nella lingua locale significa custode del ponte. Se ti capiterà di attraversarlo, sappi che quel capolavoro risale al XV secolo. La città in sé è molto affascinante, ricca di splendide costruzioni in stile turco, minareti ed edifici colorati che si specchiano nelle acque smeraldo del fiume. Passeggiando nel bazar della città vecchia, sulla sponda sinistra del fiume, potrai ammirare gli edifici più antichi di Mostar, quelli medievali. Il quartiere è cambiato ben poco rispetto alla metà del XVI secolo, quando hanno costruito i condomini. Nah, scherzo! Oh, già che ci sei, assaggia il caffè bosniaco, una vera esperienza anche per noi italiani. Si tratta di un vero e proprio rituale. Si dice che il caffè bosniaco sia persino più forte di quello turco, da cui trae origine. Il segreto è nella lavorazione. Non viene filtrato, si versa direttamente l'acqua calda sui chicchi, lasciandoli lì a riposare per un po'. Il sapore è molto forte e viene servito in graziose tazzine di rame. Insomma, vale la pena seguire la tradizione. Avevamo detto città medievali d'Europa, vero? Beh, facciamo un'eccezione per Gardaia, un gioiello medievale situato in Algeria. La cittadina è famosa per la sua architettura unica al mondo. Costruita nell'XI secolo, è stata soprannominata Perla delle Oasi. Gran parte degli edifici ha un colore che varia dal bianco al giallo sabbia, cosa normale visto che per costruirli vennero usati argilla, gesso e sabbia. Non solo Gardaia è unica al mondo, ma si trova anche nel bel mezzo del deserto del Sahara, unendo così il fascino della città antica a quello del misterioso deserto. La città è nota per il suo artigianato, come i rinomati tappeti fabbricati qui da secoli. Gli artigiani di Gardaia seguono i metodi tradizionali e usano strumenti in legno. Il risultato è mozzafiato, con tappeti dai colori vivaci e dai motivi fantasiosi. Se capiterai qui nei mesi di marzo e aprile, potrai assistere anche alla fiera del tappeto locale. Pensa che spettacolo! Visitando Gardaia, non mancare di passeggiare nel mercato della città vecchia. Gli stretti vicoli stracolmi di bancarelle che vendono ogni genere di mercanzia hanno un'aria fuori dal tempo. Potrai comprare spezie, erbe e datteri. I datteri sono un'autentica prelibatezza locale e per fortuna dei turisti sono anche disponibili in abbondanza. C'è gente che arriva in questa città unicamente per gustare i suoi pregiati datteri. La città è patrimonio mondiale dell'UNESCO sin dagli anni 80 del secolo scorso e perfettamente conservata, sia nell'architettura che nelle usanze.